Benvenuti a questa prima lezione del corso di laboratorio di programmazione. L'obiettivo di questo corso è quello di fornire una introduzione alle metodologie e agli strumenti per la risoluzione di problemi tecnico o scientifici con il calcolatore. L'insieme di tali competenze rappresenta parte di una disciplina nota con il termine inglese di computing science e che in italiano viene comunemente tradotta con programmazione. Anche se tale termine poco rende la natura scientifica della disciplina, ricca di problemi formali, di aspetti teorici, anche se profondamente radicata nella tecnologia. Ma perché è necessario un corso di programmazione in un corso di laurea come può essere quello di ingegneria, di fisica o di matematica? I calcolatori, oggi, hanno raggiunto potenze di calcolo inimmaginabili solo poche decine di anni fa. Attualmente i più potenti sono in grado di eseguire oltre 10 alla 15 operazioni al secondo, cioè uno seguito da 15 zeri, e per il 2020 si prevedono calcolatori con potenze anche 1000 volte superiori. Con tale potenza di calcolo, i calcolatori sono diventati oggi insostituibili per studiare la realtà. Numerosi problemi della vita reale possono essere risolti solo con il cosiddetto approccio computazionale, basato proprio sull'utilizzo del calcolatore. Alcuni di questi problemi sono, ad esempio, le previsioni del tempo su scala globale, le cosiddette gallerie del vento numeriche che permettono la simulazione dell'aerodinamica di un aereo, lo studio delle onde di tsunami per allertare la protezione civile in tempo reale, ma anche l'analisi della deformazione della struttura di un'automobile in un incidente stradale. Con approcci tradizionali, come la sperimentazione in laboratorio, tali problemi possono essere risolti facendo uso solo di prototipi che poi sono gettati via, come per esempio nel caso del car crash, oppure possono essere risolte solo con estreme semplificazioni del problema per una loro simulazione, si pensi alle previsioni del tempo o anche alle onde di tsunami. Altri problemi sono poi impossibili da risolvere in laboratorio, da simulare in laboratorio, pensiamo ad esempio all'esplosione di una bomba atomica. Insomma, oggi il calcolatore è uno strumento al centro di una rivoluzione scientifica, così come nel XVII secolo lo fu il cannocchiale, che introdusse il metodo scientifico sperimentale. Ma quali sono i passi per risolvere un problema con il calcolatore? Per prima cosa è necessario formalizzare il cosiddetto modello matematico, cioè l'insieme delle equazioni che descrivono il fenomeno da studiare. Successivamente è necessario discretizzare il modello. Si tratta cioè di passare da procedimenti che a volte richiedono infiniti passi o un insieme infinito di dati a procedure che studiano il problema in uno spazio finito. Il terzo passo è quello dello sviluppo dell'algoritmo, cioè della precisa definizione delle istruzioni e dei dati per la risoluzione del problema. Il quarto e ultimo passo è poi lo sviluppo del software o del programma, cioè la traduzione dell'algoritmo in un linguaggio di programmazione. Si tratta quindi di un lavoro multidisciplinare che coinvolge figure scientifiche differenti come fisici, ingegneri, matematici e informatici. In particolare, questo corso si concentra sugli ultimi due passi, lo sviluppo dell'algoritmo e lo sviluppo del programma. Come vedremo, infatti, questi costituiscono due passi ben distinti nel processo di risoluzione di un problema, dove la maggior parte del lavoro e dell'impegno è soprattutto nello sviluppo dell'algoritmo. Proprio la capacità di progettare algoritmi è la discriminante tra chi usa il calcolatore come semplice utente, ignorandone il funzionamento, e chi invece è in grado di utilizzarlo in maniera creativa e progettuale per risolvere problemi nuovi per l'avanzamento della conoscenza. Lo sviluppo degli algoritmi sarà quindi l'argomento principale di tutto questo corso.